Io penso che ci sia stato un errore di valutazione della docente, nel senso che anziché includere ciò che i bambini sono portano nelle loro tradizioni, abbia pensato di fare la cosa giusta per far sentire a loro agio gli alunni, escludendo le nostre tradizioni o alcuni punti di riferimento, che però invece arricchiscono tutti quanti i bambini, sia quelli di nazionalità italiana che quelli che eventualmente vengono da altre culture. Anche il commento di Anna Busi, responsabile scuola della CGIL Trieste, non fa sconti alla maestra di Zoppola in provincia di Pordenone, che per non urtare la sensibilità dei suoi alunni non cristiani ha deciso di togliere ogni riferimento a Gesù da una canzone natalizia fatta imparare in classe. A livello di ipotesi, potrebbe darsi che la maestra, non una ragazza appena arrivata, abbia deciso di agire in maniera così drastica, avendo ravvisato un clima se non pericoloso, quantomeno agitato, e che abbia optato per questa scelta così discussa e discutibile in assenza di riscontri da parte della dirigenza scolastica. E ritengo difficile però che in una comunità educante, diciamo in gergo tecnico come si considera la scuola, cioè un insieme di persone che hanno obiettivi comuni, se non comune modalità, la solitudine dell'insegnante possa portare a queste soluzioni. Può essere. Sia come sia, sottolinea Anna Busi, si tratta di una decisione che non può essere passata senza il placet di un superiore. Riesce difficile pensare che l'insegnante decida in solitudine, bene o male, sbagliando o non sbagliando, di procedere su una strada senza confronti.